è un nuovo inquietante capitolo nella storia della repressione in Bahrain. Queste rare immagini arrivano da Al-Malikiya, sulla costa occidentale. Un poliziotto affacciato da un veicolo lancia una granata assordante contro due donne. Gli agenti disperdono un altro gruppetto, lanciando due granate ai loro piedi. Gli scontri con i manifestanti sono cominciati dopo che le autorità hanno proibito una manifestazione di sostegno ai prigionieri politici e contro il prossimo Gran Premio di Formula 1. Sono solo le ultime avvisaglie di una tensione che si respira da giorni. Il 15 febbraio scorso migliaia di manifestanti sciiti sono scesi in strada nella capitale Manama per commemorare l'inizio della rivolta nel febbraio del 2011. Bersaglio degli slogan, la dinastia sunnita al potere, Yal Khalifa, che dopo l'inizio della primavera araba ha soffocato le proteste sul nascere anche grazie all'aiuto dell'esercito dell'Arabia Saudita.